Ben ritrovati ai telespettatori di Extra, la politica al centro di questo appuntamento, 20-25 minuti dedicati a conoscere chi? Il Movimento 5 Stelle, almeno sul piano locale. E lo faremo con un esponente dei Grillini di Novara, si chiama Carlo Martelli, benvenuto. Grazie. Allora, perché abbiamo deciso di occuparci proprio di questo argomento? Lo abbiamo fatto perché nei giorni scorsi c'è stato un scambio di battute a distanza fra il Movimento 5 Stelle e il consigliere regionale della Lega Nord, Michele Marinello. Sostanzialmente in una lettera inviataci da Marinello al nostro sito internet, che cosa si diceva? Si diceva che sostanzialmente si è passati dalla partitocrazia alla movimentocrazia e ovviamente non poteva non essere così. I grillini hanno subito risposto a questa lettera spiegando le loro ragioni e perché contestavano questa affermazione. Sostanzialmente Martelli per Marinello era nulla cambia. Sì. Beh, Voi che cosa rispondete? Che cosa avete risposto per la verità? che in realtà cambia tutto, perché se la vogliamo guardare bene, questo è il primo esperimento di voto elettronico. Potrebbe essere il primo passo per un'evoluzione che porterà al voto elettronico, magari su tutto il territorio nazionale. Ecco, perché spieghiamoci meglio, Martelli, lei fa riferimento proprio a questa consultazione Esatto. online che il vostro partito ha promosso, quelle che voi avete chiamato parlamentarie, no? Parlamentarie, sì. Una sorta di primarie sul web per scegliere chi dovrà sedere sugli scranni Esatto, romani. per compilare tutte le liste di tutte le circoscrizioni elettorali di tutta Italia, quindi noi abbiamo il listino completo dal primo all'ultimo Ecco, nome. tra poco le chiederò anche qualche informazione relativamente a quello che è la mappa locale, no? Poi dei Sì. candidati, e lei peraltro è uno di questi esponenti che dovrebbe sedere proprio sui banchi di Palazzo Madama se l'elettorato lo Sì, sceglierà alle esatto. consultazioni di primavera. Innanzitutto, lei arriva da? Novara. Lei si è avvicinato come al Movimento 5 Stelle? Io mi sono avvicinato perché a un certo punto pensavo che bisognasse fare qualcosa. Fino a quel momento, che era la fine del 2009, io ero sostanzialmente impegnato nell'arrabbiarmi davanti al televisore e scrivere ai politici chiedendo conto di quello che facevano, ottenendo veramente ben poche risposte. Fino a che un giorno, girando sul sito di Beppe Grillo, ho visto un piccolissimo bottone in alto a destra che diceva Meetup. Ho schiacciato lì, ho cercato Novara e ho trovato che c'era un gruppo novarese che aveva delle attività e si chiamava Novaresi Attivi Grilloidi. Dopodiché mi sono avvicinato, mi hanno accolto come se fossi uno di loro da subito e poi questa associazione gradualmente si è trasformata in Movimento 5 Stelle Novarese. Ecco, proprio in queste ore, peraltro, gli uffici pastorali del lavoro di Novara e Vercelli, anche la commissione, hanno firmato un documento che alla vigilia del Natale chiede cosa? Chiede gente seria e preparata in politica. Questo documento, firmato da Don Mario Bandera e Don Eusebio Viretto, chiede appunto delle cose importanti. Dicono a un certo punto questi direttori degli uffici pastorali del lavoro: chi vorrà scendere in campo lo faccia davvero per spirito di amore e servizio alla nostra patria, al nostro popolo, che ha bisogno che i suoi rappresentanti siano gente seria ed onesta, gente preparata, gente che costruisca di nuovo un gruppo e che sia in grado di dare speranza e fiducia all'Italia. Come non condividere Beh, queste infatti, parole? nel senso è perfettamente condivisibile. Ecco, senta una cosa, non è certo una novità, no? Se ne è parlato sui giornali nazionali, sulle TV nazionali, vi accusano un po' di poca democrazia all'interno del vostro movimento. Lei che cosa risponde? Sì, allora io rispondo che in realtà c'è tutta la democrazia che vogliamo, che Ecco, immaginiamo. lei oggi è venuto a parlare qui con noi, in questa intervista non ha chiesto permessi o li ha dovuti chiedere? Assolutamente no, nel senso ci Quindi può mancherebbe. parlare liberamente. Certo, no, non ho un microfonino qua dietro l'orecchio che mi dice le cose che dovrei dire, quelle che non Ecco, dovrei come si è dire. spiegato allora questa campagna nazionale che parla appunto di questo grillo che un po' tiene i freni del Ma movimento? allora io direi che Grillo lo potremmo vedere come lo stratega, perché in effetti quando si conduce una campagna che in questo caso è quella di entrare nelle istituzioni a livello nazionale, ci vuole qualcuno che gestisca la strategia. Poi però tutti i gruppi locali gestiscono, come potremmo dire, la loro guerra, la loro battaglia e nessuno viene a dirti fai questo, fai quest'altro. Casaleggio chi è? Io Casaleggio non l'ho mai visto, se non in televisione una volta. È una persona che si occupa della gestione del server di Grillo.
Senta, un'altra partita difficile per voi è quella delle firme, anche se in queste ultime ore sono arrivate anche delle novità da Roma, sì, che rivedono un po' quella che è la questione firme, quindi il numero di firme da raccogliere. In questi giorni anche a livello locale c'è stato un appello che arriva dal Cusio, dal, sì, Movimento 5 Stelle, perché appunto si partecipi a questa raccolta firme per garantire democrazia nel Paese. Come sta andando questa raccolta? Ma Novara sta andando alla grande. Abbiamo raccolto quasi 500 firme in due giorni. Quindi noi non abbiamo un problema. Diciamo che la cosa non è equamente distribuita. Ci sono zone dove le firme si raccolgono molto e molto velocemente e altre zone dove si raccolgono Ci fa più un lentamente. Esempio? Verso Vercelli si va abbastanza piano, Torino si va in modo spettacolare. In Toscana c'è stato bisogno che Grillo si facesse un giro perché magari la Toscana è un po' più debole. Ha dati per il Verbano Cusio-Ossola? Per il Verbano Cusio-Ossola, Borgo Manero vanno abbastanza bene. Borgo è in provincia di Novara. Sì, però diciamo nella parte alta della ex provincia di Novara, che arrivava fino su in cima, si viaggiava intorno alle 100-150 firme nelle ultime due giornate. Io ho avuto modo di passare davanti a un gazebo a Domodossola, mi pare che non facciate molta fatica, no? La gente si convince abbastanza facilmente. Ecco, che cosa spiegate a chi arriva? Ma in realtà la cosa fantastica è che le persone, quando noi gli diciamo vieni a firmare per il sostegno, ah sì sì, sto facendo già quello. Conoscono tutti. Sanno Grillo. Tutto, cioè non dobbiamo dirgli nulla, semmai sono loro che ci dicono siamo qua proprio per firmare per questo. Quindi è una battuta di queste ultime ore del vostro leader, Grillo, no? Dice che voi siete in campo perché dovete garantire democrazia, ma è messa così male l'Italia? Ma io penso che l'Italia sia messa anche peggio di così, nel senso che ora come ora, facciamo un excursus veloce dell'ultimo anno. C'è stata una crisi di governo nel quale un governo si è dimesso senza essere stato sfiduciato, e questa è una cosa irrituale. Dopodiché, improvvisamente è stato conferito l'incarico a una persona che fino a due settimane prima non era neanche eletto, non aveva nessuna carica elettiva né nominativa. E dopodiché è scattata la cosiddetta agenda Monti, nella quale sono usciti tutta una serie di diktat da parte dell'Europa ai quali noi avremmo dovuto sottostare. Quindi in effetti per ora siamo un po' a democrazia limitata, quindi c'è bisogno di recuperare la democrazia, di recuperare il contatto con le persone. Allora, avete pensato di scendere in campo con queste parlamentari, e prima ne accennavamo, sì, ce le spiega un po' proprio come si sono svolte? Anche certo, perché anche nei giorni scorsi, proprio a livello locale, c'era stato anche un comunicato del PD locale che diceva non confondiamo le primarie con le parlamentari, cose diverse, dicevano loro. Certo. Allora, parlamentari è stato giustamente un nome per far ricordare, per colpire nel segno. Si è trattato di una consultazione tra tutti gli iscritti al blog di Grillo alla data del 30 settembre 2012, mediante la quale ciascuno avrebbe potuto con tre preferenze designare tre persone da candidare nel suo collegio di appartenenza, in modo da completare tutte le liste. Nessuna persona poteva candidarsi al di fuori del proprio collegio di appartenenza per avere una territorialità degli eletti, e nel caso di circoscrizioni senatoriali che sono più grandi di quelle della Camera, ciascuno avrebbe potuto esprimere le preferenze anche per il collegio senatoriale corrispondente. Ecco, ci fa un po' il quadro, la fotografia di quello che è emerso per la nostra zona locale, vicino a Novara? Sì, allora, quello che è emerso è che se si lascia fare alle persone, la prima cosa, la cosa più bella secondo me è che il 50% delle persone sono donne e occupano anche i piani alti della classifica. Quote rosa rispettate. Ma non c'è bisogno, anzi abbiamo bisogno delle quote azzurre, forse, per cui questa è veramente una cosa che mi ha fatto piacere, perché noi abbiamo sempre sentito la mancanza di donne come se fosse un problema, perché ci dicevano che mancano in politica, e poi abbiamo scoperto che non è vero, per cui è andata bene. Per quanto riguarda il Verbano, Cusio-Ossola e Novara, ci siamo piazzati molto bene. Novara ha due persone ai primi due posti, Camera e Senato, e poi il VCO ha Monica Corsini, che è messa molto bene perché ha preso 77 preferenze e quindi ha buone possibilità di entrare. Senta, lei anche è in pole position, mi pare, io, no? Non sia sì, modesto. No, io sono risultato primo nella circoscrizione Piemonte 2 per il Senato e quindi sono il secondo per il collegio del Piemonte. Chissà che un giorno da quel posto non dobbiamo dirle senatore. Io sto già tremando al pensiero. Senta una cosa, sincero. Il voto online, sì, garantisce partecipazione, ma c'è chi dice fino a un certo punto, no? Non è che tutti proprio sanno usare questo strumento in maniera così semplice. Beh, questo è vero, però è solo questione di abituarsi. Garantisce democrazia questo? Ma la garantisce al 100%, perché ti fornisce direttamente al domicilio la possibilità di esprimerti. Io pensavo in questi giorni, quando si indice un referendum,
si deve costruire tutta una macchina organizzativa, allestire le sedi nelle quali si vota e si spendono tantissimi soldi. Se tutti fossimo registrati al portale del Ministero con una chiavetta che è la stessa, per esempio, che ti consente di operare sulla tua banca e potessimo votare, avremmo il risultato immediatamente e quasi a costo zero. Non ci sarebbe più l'alibi di dire non possiamo chiedere alle persone cosa ne pensano su un certo tema, perché sarebbe immediato. Dopodiché toccherebbe a noi o alle persone che ci amministreranno, educare all'utilizzo di questo nuovo mezzo. O penso anche a delle postazioni, che so, alle poste, alle quali le persone possono accedere e votare direttamente da lì. Mi spiega concretamente come lavora sul territorio Movimento 5 Stelle? Ci sono delle riunioni? Con che cadenza? Sì. Come siete organizzati? Avete dei vertici? Allora, è chiaro che in ogni zona si agisce autonomamente. Per quanto riguarda noi di Novara, abbiamo una riunione settimanale che è di accoglienza. Ci troviamo in una ex sede di quartiere e accogliamo le persone, ci presentiamo, le facciamo presentare e presentiamo quello che facciamo in piena autonomia. Dopodiché, se c'è la necessità, abbiamo delle riunioni tecniche che si indicano quando si parla di determinati temi. Per esempio, a Novara adesso abbiamo un problema con un parcheggio sotterraneo che vorrebbero fare, e c'è quella che chiameremo l'unità che si occupa del parcheggio sotterraneo. Dopodiché c'è un'apertura totale, nel senso che tutte le persone sono invitate a partecipare e a offrire le loro competenze al servizio di queste cose. Mi pare che nelle passate settimane proprio il Movimento 5 Stelle abbia partecipato a una raccolta di firme contro l'inceneritore di Quadrante del Piemonte. Sì, esatto, perché questa è una cosa che sta procedendo veramente sotto traccia, nel senso che sono anni che si parla di un inceneritore in questo quadrante del Piemonte, e tutti i politici hanno sempre negato. Dopodiché abbiamo scoperto che esiste un bando, una manifestazione di interesse per la costruzione di un inceneritore di quadrante. A Vercelli? Sì, esatto, e non solo, forse anche un altro. E quindi noi ci siamo consociati con il CARP, il Comitato Ambientalista della Regione Piemonte, e abbiamo attivamente partecipato alla raccolta di firme. Perché che sono state consegnate, mi sono pare, state giusto? Consegnate, sì. È stato un successone, poi bisogna vedere quanto terranno conto a livello centrale di questa espressione popolare. Senta una cosa, sempre da Grillo in questi ultimi giorni è arrivato un monito, quasi un grido d'appello, nel senso che in Italia non si è mai votato in un periodo invernale, nel caso specifico si dice a febbraio. Grillo dice che questo potrebbe penalizzarvi per la campagna elettorale. Lei pensa che avalla quest'idea? Allora, io posso parlare per me, per noi di Novara, noi non ci sentiamo penalizzati, a parte quel clima leggermente fresco che c'è in questi giorni, ma io non vedo un'ostruzione. Al massimo potrei fare una battuta, e la colla dei manifesti che dobbiamo attaccare magari tiene meno bene d'inverno piuttosto che d'estate. Senta, e rispetto invece sempre alle cose che dice Grillo, rispetto agli altri partiti che avrebbero a disposizione, hanno per la verità a disposizione TV e giornali, e voi invece non ne avete, però con il gran parlare che si fa di Grillo nei telegiornali e sui giornali ci siete comunque tutti i giorni. Sì, in effetti ci siamo. È una buona pubblicità, diciamo. Sì, anche se ci siamo, diciamo, per merito altrui, nel senso che sarebbe bello che i giornali parlassero anche di che cosa fanno i vari gruppi sui vari territori, però, diciamo, nel gioco della visibilità, che è quello che ti porta in campagna elettorale a esprimere i tuoi eletti, ci sta che Grillo faccia questo, e lo fa benissimo, credo che. Ma se voi non riuscite ad arrivare sulle testate locali, no? Mi sì. pare. È colpa dei giornalisti o è colpa vostra che avete un metodo di approccio che non vi porta alla ribalta? Qua è difficile rispondere. Diciamo che noi non cerchiamo la ribalta, e quindi se finiamo sui giornali ci finiamo per qualcosa che abbiamo fatto più che per qualcosa che abbiamo detto. E non sarebbe ipotizzabile il cambiare un po' metodo anche per farvi conoscere meglio? Voi pensate che riuscite così a raggiungere tutti, o avreste ancora qualcuno da conquistare? Beh, no, certo, se potessimo raggiungere fisicamente tutti con tutti i mezzi potremmo conquistare anche altre persone, però io penso, almeno per me, questo, il nostro approccio va bene, io sono contento di questo, cioè ci si conosce sui fatti e su quello che facciamo più che su quello che diciamo. Però è inutile sottacere che tutto è catalizzato attorno a Grillo e alle esternazioni di Grillo. È quello che attira di più l'attenzione, ma è inevitabile che sia così, nel senso che quando parla Grillo le persone lo ascoltano più di quando non parla Carlo Martelli.
Lei ha avuto modo di sentire nei giorni scorsi, una settimana fa circa, quella sorta di editoriale che Michele Santoro ha fatto nei confronti di Beppe Grillo? Sì, ecco, quel giorno lì io ero ospite da un mio amico che perversamente ogni tanto mi fa vedere la televisione, visto che io non ho televisione, e sono rimasto molto colpito da quella puntata e anche... Che cosa ne pensa di quell'editoriale? Un po' sostanzialmente gli diceva, insomma, ravvediti. Sì, Santoro diceva ravvediti. Io non sono sulla lunghezza d'onda di Santoro, nel senso che quello che vedo lamentare a Grillo in questo momento è il tono con cui fa i comunicati. Però in realtà è un gioco, secondo me, anche quello. Perché poi io ho visto la diretta streaming del Firma Day da Empoli, quando Grillo con molta più calma ha raccontato i fatti e ha spiegato meglio quello che è stato detto più brutalmente nel comunicato. Perché? E sembrava un padre dispiaciuto per i propri figli. Perché Grillo ha scelto una TV estera per spiegare un po' le motivazioni del Movimento 5 Stelle piuttosto che una TV italiana? Io non lo ignoro. Non ve lo siete posto come questione anche all'interno dei vostri movimenti? No, francamente no. E senta una cosa, non posso esimermi dal farle una domanda sul caso Salsi e Fabia, no? Tanto dibattito si è fatto, lei si è fatto un'idea su tutta questa questione, da come è partita e poi come ancora continua a creare dibattito, no? In sì, Emilia Romagna allora, se ne discute. Sì, poi ne discutono tantissimo. Fabia peraltro ha il sostegno anche... degli esponenti del Movimento 5 Stelle della regione, no? Sì o no. Avete notizie diverse? No, sì e no, nel senso che questa è una cosa interessante, nel senso io mi attengo ai fatti, a quello che conosco io, nel senso che Favia e la Salsi in realtà sono stati inibiti dall'uso del simbolo non per quello che hanno detto, ma per quello che hanno fatto. Perché soprattutto da parte del gruppo regionale c'è stato un uso dei fondi pubblici per fini che non erano previsti dal non statuto, che sarebbe lo statuto del movimento, quindi è stata una violazione sostanziale del regolamento, non una cosa formale, perché Favia pagava per andare in televisione e questa era una cosa che era assolutamente... Però è gente che comunque ha la fiducia, no? Degli emiliani... Ecco, sulla fiducia, no, questo è interessante, perché in effetti... In Emilia Romagna fanno il tour di riconferma, cioè indicano delle periodiche riunioni nelle quali si chiede siete contenti di ciò che facciamo e... A Modena mi pare sia stato un trionfo nei giorni scorsi. 90 forse persone anche... su 100. Quindi è, diciamo così, è un sostegno grosso ma da parte di un nucleo piccolo. Io penso che se io fossi in un gruppo in cui non mi piace il modo in cui viene gestita la cosa da parte di chi mi rappresenta, io mi chiamerei fuori, quindi in quel gruppo rimarrebbero i sostenitori. È una mia congettura. Senta, invece però, posso chiederle come ultima battuta, certo, di questa chiacchierata di spiegarci invece il caso Movimento 5 Stelle interno al Consiglio regionale del Piemonte, no? Un mese fa circa è venuto qui nel BCO il vostro consigliere regionale Davide Bono, sì, e all'indomani di questa visita le dico che c'è un po' dispiaciuto, nel senso che lo abbiamo intervistato sabato, il lunedì è scoppiato questo caso Biolè, fuori dal Movimento 5 Stelle il secondo consigliere regionale. Ce lo spiega? Sì, allora, anche qua si tratta di una violazione sostanziale, cioè Fabrizio Biolè aveva superato il numero di mandati che avrebbe potuto fare. Diciamo che c'è un peccato come originale. Come, tecnicamente? Che era il quarto mandato. In Consiglio regionale? No, globalmente, perché la regola è non più di due mandati a prescindere dalla carica che si va a ricoprire. Quindi se fai il consigliere regionale e poi fai il parlamentare europeo, basta. Cioè non sono due per ogni due per ogni elezione, ma sono due complessivi, cumulative, esatto. E lui con questo era al quarto mandato. Chiaramente uno potrebbe dire, beh, ma prima di fare questo stava a tre, allora com'è che avete potuto accettarlo? Esatto, la domanda è abbastanza scontata. Esatto, e allora è stata concessa una deroga. È stata concessa una deroga e dopodiché, stanti anche i comportamenti che ha avuto questa persona nell'ambito della sua attività, è stato deciso a un certo punto che la deroga sarebbe stata ritirata. Ovviamente io posso dire che sono contrario a questa procedura, nel senso che ci sono stati due errori iniziali. Il primo è, se tu hai più di due mandati non provi neanche a candidarti, non chiedi deroghe. L'altro errore è, io non te ne do. Senta, a proposito del Consiglio regionale, proprio in queste ultime ore il Consiglio ha approvato una sorta di riforma interna al Parlamento subalpino, nel senso che dalla prossima legislatura i consiglieri sceglieranno da 60 a 50 e gli assessori saranno invece che 14, 11, una piccolissima goccia, sì, nell'oceano, però è un passo. Sì, sì, beh, certamente è un passo. Diciamo che il concetto di razionalizzare la macchina è una delle nostre linee guida. Per quanto riguarda gli assessori, io penso che si potrebbe anche fare di meglio, perché l'assessore è un organo che
tecnicamente non è indispensabile, cioè lo stesso consiglio potrebbe surrogare il lavoro degli assessori. È una questione di distribuire le competenze, però visto anche le competenze che hanno attualmente gli assessori in regione e quello che fanno e i problemi che creano, si potrebbe pensare di ridurli ulteriormente. Senta, peraltro voi come gruppo consigliare regionale, i vostri rimborsi elettorali come vengono utilizzati? Non prendiamo rimborsi elettorali, cioè quindi l'utilizzazione migliore è che restano alla collettività. E senta un'altra cosa, come ultimissima battuta, dunque lei è pronto per questa sfida elettorale, questo tour elettorale, no? Per questa campagna elettorale, al di là del web bisognerà pure andare in mezzo alla gente a raccontare che cosa? Io più che parlare cercherò di sentire, perché devo dire che non potrò mai essere pronto per una cosa del genere, perché l'enormità del compito che aspetta le persone è veramente opprimente, quindi più che altro io sarò un terminale, un collettore. Ma per le persone che avranno proposte. Ma chi verrà a chiederle, per esempio, chi sarà il vostro candidato premier? Non ce l'avremo. E come si spiega questo fatto? Perché l'articolo 92 della Costituzione non prevede questo. L'articolo 92 dice che il capo dello Stato conferisce l'incarico ad una persona della formazione che ha vinto le elezioni di formare il nuovo governo, ma non è obbligatorio indicarla. Quindi noi non indichiamo nessuno e se dovessimo essere coloro che avranno la maggior rappresentanza, verrà scelto dal capo dello Stato. Accordi non se ne faranno con nessuno, comunque. Assolutamente nessun accordo. Allora, grazie Carlo Martelli per averci un po' chiarito e fatto il quadro di quello che è il vostro lavoro come Movimento 5 Stelle. Naturalmente buon lavoro per quello che sarà il tour elettorale che l'attende. Con grazie. Voi tutti grazie per essere stati con noi. La linea torna ora alla rete per la normale programmazione di VC Azzurra TV. Buon proseguimento.